Una buona serata dagli studi di ETV Marche, ben ritrovati alla seconda edizione del nostro telegiornale che voi, come di consueto, potete seguire in contemporanea sul canale 12 del Digitale Terrestre e poi anche sulla nostra app che si scarica in maniera gratuita dagli smartphone e dai tablet, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito www.etvmarche.it. In regione, in consiglio regionale, è stata la giornata dell'approvazione del nuovo piano sociosanitario, una lunga discussione che si sta protraendo da alcune ore perché è evidentemente uno degli atti più importanti che era stato licenziato dalla giunta Acquaroli a maggio e oggi è approdato in aula. Sentiamo tutte le novità che vengono introdotte nelle parole dell'assessore alla salute Filippo Saltamartini. Andrea Fiano. Integrazione tra sanità e sociale, potenziamento dell'assistenza ospedaliera e territoriale, sviluppo di ospedali di alta specializzazione e strutture minori diffuse sul territorio, abbattimento delle liste di attesa, riduzione della mobilità passiva, integrazione tra servizi pubblici e privati, utilizzo delle risorse regionali, del Fondo Sanitario e del PNRR. Dopo un lungo percorso di confronto con i territori, i sindaci e le categorie, il piano sociosanitario approvato a maggio dalla Giunta Acquaroli è arrivato in Consiglio. Noi sappiamo esattamente quali sono i servizi domandati ad Ascoli Piceno, a Fermo, a Macerata, ad Ancona e a Pesaro che non trovano risposta. Pensiamo semplicemente al CUP, prima c'era un CUP regionale, oggi il piano prevede un CUP provinciale chiamato a garantire i servizi e le liste d'attesa. Da 10 anni le Marche hanno la più alta mobilità passiva, una delle più alte mobilità passive verso l'Emilia Romagna, 150 milioni l'anno. Sappiamo che i marchigiani andavano in Emilia Romagna a curarsi soprattutto sulle patologie ortopediche e oggi sappiamo quindi che dobbiamo riorganizzare le specialistiche di ortopedia e di traumatologia in tutte le AST, in particolare a Pesaro. Poi il piano fotografa in modo inequivocabile la bocciatura del PD sugli ospedali unici. Noi confermiamo l'idea dei presidi ospedalieri di primo livello su tutto il territorio nazionale e non è nel piano sociosanitario ma in altri atti collegati. Abbiamo finanziato di fatto 3 ospedali, la realizzazione di ospedali a Pesaro, a Macerata e ad Ascoli Piceno. Solleciteremo il governo ad aumentare il tetto di spesa per il personale. E poi c'è l'investimento che la Regione Marche ha fatto sulla formazione dei medici. Siamo la prima regione in Italia ad aver finanziato con nostre risorse 900 borse di specializzazione, soprattutto per la carenza della specializzazione più importante per la prossimità dei servizi, che sono i medici di medicina generale e i pediatri. Critiche le opposizioni, in particolare il PD, che ha già bocciato il piano come irricevibile, inemendabile, sbagliato nel metodo, nella forma e nei contenuti. Al PD rispondo che nella precedente consigliatura, dopo 5 anni, sono riuscito ad approvare il piano sociosanitario 3 mesi prima che si concludesse la legislatura. Noi nei 3 anni ormai di mandato abbiamo garantito le prestazioni del Covid in modo, siamo stati una delle regioni più efficienti. L'anno scorso abbiamo fatto la riforma sanitaria, quest'anno approviamo il piano sociosanitario, abbiamo approvato il PNRR. Nel panorama delle regioni italiane non ce n'è una che ha fatto tutte queste riforme. Per gli ulteriori aggiornamenti vi rimando naturalmente alle prossime edizioni del nostro telegiornale. La notizia che vi propongo ora si innesta nel mondo della sanità perché ad Ancona sono stati installati 2 nuovi defibrillatori a servizio dei cittadini ma anche dei turisti, uno in piazza Cavour, l'altro a Porto Novo. Ci dice di più Laura Meda. A me ha salvato la vita, io sono un ex atleta, un ex calciatore, ho avuto un malore in campo e sono stato salvato da un defibrillatore. Quando una scossa salva la vita, 2 nuovi defibrillatori sono stati attivati ad Ancona, uno in piazza Cavour, uno nella piazzetta di Porto Novo. 2 nuove postazioni che vanno ad unirsi a quelle già presenti in città, realizzate grazie alla collaborazione tra comune, enti e associazioni. Cosa bisogna fare in caso di emergenza? In caso di emergenza innanzitutto bisogna chiamare la centrale del pronto soccorso o tramite l'applicazione Guerra Riu o con il classico 112. Una volta chiamata la centrale si apre la teca ruotandola, ruotando la teca si prende il defibrillatore, si scopre il petto del cittadino
che si è sentito male, si attaccano le piastre al petto e tecnicamente sarà il defibrillatore con una sua voce automatica a decidere se fare la scossa o meno al cittadino che si è sentito male. Se il paziente non dà segno di vita e non respira, rimuovere la pellicola dagli elettrodi e applicarli sulla parte destra e sinistra del torace come mostrato. Questi defibrillatori sono a disposizione per tutti i cittadini, anche quindi a tutti i soccorritori laici che non sono, diciamo, fra virgolette, formati nell'utilizzo del defibrillatore. Tutti, insomma, in caso di imminente necessità sono in grado di aprire e usare un defibrillatore, ovviamente senza abusarne, non è un gioco e comunque è importante puntare anche sulla formazione. È essenziale che i cittadini acquisiscano questa cultura della protezione, della sicurezza, dell'intervento nel momento in cui qualcuno si sente male. È chiaro che a questo si deve accompagnare una formazione. Perché i cittadini devono essere, le persone devono essere in grado di riconoscere nel momento in cui è necessario intervenire e poi anche come intervenire. A proposito della notizia di apertura, qualche istante fa mi è arrivata comunicazione che la discussione in aula verrà sospesa e verrà riproposta domani. Dunque domani l'approvazione del piano socio-sanitario regionale. Capite bene che questo atto è particolarmente importante e dunque è necessario proseguire nella giornata di domani con la discussione prima della ratifica da parte del Consiglio regionale. Andiamo avanti, noi invece vi porto ora sul nostro sito perché ci sono da vedere le notizie. Notizie di cronaca e come di consueto non è stata una giornata semplice sulle strade marchigiane a partire dalla 93 Venarottese, strada provinciale in territorio di Force in provincia di Ascoli Piceno, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente che ha coinvolto due autovetture. La squadra dei pompieri è intervenuta dalla sede centrale di Ascoli Piceno e ha collaborato poi con i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli. Per uno di loro è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, poi successivamente si è provveduto a mettere in sicurezza l'area, oltre ai sanitari sul posto anche le forze dell'ordine per condurre i primi rilievi ed accertare eventuali responsabilità dello scontro. Come detto, uno dei feriti è stato portato in ospedale attraverso Icaro perché in condizioni non propriamente buone dopo lo scontro. Cambiamo provincia, vi porto ora a Civitanova Marche perché c'è questa notizia legata alla cronaca giudiziaria, perché un giovane era già gravato da un precedente ammonimento emesso dal questore di Macerata a suo carico lo scorso giugno, ma poi quel 21enne di Civitanova ha continuato ad attuare comportamenti violenti nei confronti della propria compagna con minacce, gravi molestie e violenza fisica, tanto da rendere necessaria l'ulteriore misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. È accusato di stalking, lesioni aggravate e danneggiamento nei confronti della compagna residente in un'altra provincia. Dopo il provvedimento dell'ammonimento da parte del questore ha proseguito nelle condotte persecutorie, di qui la decisione del Tribunale di Macerata di porre il giovane, già noto alle forze dell'ordine come assuntore di sostanze stupefacenti, ai domiciliari. E concludiamo con il pesarese e in particolare la stazione che è sita nel capoluogo, dove sabato sera un altro fatto di cronaca ha destato un po' di preoccupazione nelle persone che erano presenti, perché un uomo, un gambiano, è sceso dal treno con fare minaccioso dopo che i poliziotti lo avevano sorpreso senza biglietto. Una volta a terra ha scatenato il caos, prima opponendo una forte resistenza agli agenti tra calci, pugni e morsi fino all'arresto e al successivo ordine di espulsione. Accaduto sabato sera, protagonista appunto uno straniero che quando è stato identificato non aveva il passaporto e il permesso di soggiorno, o meglio li aveva ma li aveva anche scaduti, e a suo carico pendevano due precedenti denunce per resistenza pubblico ufficiale. È stato portato in questura, ha reagito prima inneggiando ad Allah per una giusta punizione, poi ha minacciato di morte gli operatori. Quindi fisicamente, nel brevissimo tragitto dal marciapiede dalla stazione alla vettura di servizio, l'uomo ha tentato di dimenarsi tirando calci e pugni, riuscendo anche a morderne uno e provocando ad entrambi lesioni personali refertate al pronto soccorso. In auto ha proseguito, quindi è stato arrestato per resistenza e violenza pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento di beni dello Stato. Ieri condannato dal giudice, stamattina accompagnato al centro per i rimpatri permanenti di Potenza in attesa di lasciare il suolo nazionale. Così
così abbiamo concluso con la cronaca. Ora invece ci trasferiamo nell'Anconetano e in particolare a Senigallia, perché sono cominciati i lavori per rimuovere i tappi sul Misa, una notizia tanto attesa dalle comunità. Tappi sul Misa, partiti lunedì mattina i lavori di pulizia straordinaria del fiume nella zona di Borgobicchia verso il ponte dell'Arceviese. Le operazioni, assicurate dal Genio Civile regionale, prevedono la rimozione dei detriti e dei materiali ormai sedimentati lungo l'alveo. L'intervento è cominciato sotto gli occhi dell'assessore regionale alla protezione civile, Stefano Aguzzi. In questo momento stiamo mettendo in campo, tramite la sommergenza che ancora vige, visto lo stato di emergenza che ancora è in corso, abbiamo stanziato alcuni fondi, sempre provenienti dal commissario straordinario, in questo caso per il momento 300.000 euro, un primissimo stralcio, che parte dalla zona di Borgobicchia e pulisce per circa 1,5 km tutto il fiume Misa, proprio in quella zona dove c'è stata anche l'esondazione del 2014 e c'è stato anche un pericolo di esondazione più recente nelle ultime piene anche del maggio scorso. Quindi i lavori sono già iniziati ieri, intanto ieri c'è uno stralcio che parte dal ponte dell'Arceviese che a ritroso va per 1,5 km verso l'interno, tutta la zona di Borgobicchia. Seguirà, stiamo cercando già il finanziamento attualmente di ulteriori 300.000 euro da ponte, da dove siamo iniziati adesso, il ponte dell'Arceviese, verso la città di Senigallia, quindi a ridosso delle mura di fatto, quindi la pulizia completa, che si unisce alla pulizia che è stata effettuata e sta finendo all'interno della città di Senigallia. Ecco, a questo punto, terminati questi due primi stralci, che sono le zone, diciamo così, storicamente più pericolose di quella zona, dovremo proseguire anche più nell'interno e anche in altre realtà fluviali, come quelle dell'Alto Pesarese, con questo metodo sempre della sommergenza. Queste le ricette da parte dell'assessore alla protezione civile Stefano Aguzzi. Andiamo sul nostro sito perché c'è questa notizia che interessa anche la politica internazionale, ma soprattutto l'Università Politecnica delle Marche, perché dall'UniVPM passa alla Farnesina il professor Francesco Corvaro, che vedete in foto, è il nuovo inviato speciale per il cambiamento climatico. Lo ha nominato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, assieme al ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Corvaro, docente dell'UniVPM, è professore associato in fisica tecnica industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche e vanta competenze e pregressa esperienza nei settori della transizione energetica ed ecologica e del cambiamento climatico, motivo per il quale appunto è stato nominato inviato speciale. Una nomina di prestigio, come hanno affermato anche i due ministri, per un tecnico di alto profilo come Corvaro, che riuscirà a coniugare il rigore scientifico naturalmente necessario nell'approccio a questo tema con gli indirizzi politici che il MASE mette in campo per affrontare quella che è definita la battaglia chiave del futuro. Da una battaglia ad un'altra, ci spostiamo nel cratere del centro Italia perché il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli fa il punto sul turismo. Può essere un volano per far ripartire anche la ricostruzione? Sì, ma capiamo di più perché. C'è una strategia chiara anche per quanto riguarda il turismo per poter favorire la ricostruzione dei luoghi più feriti dal sisma del centro Italia, quale per le Marche? Assolutamente, innanzitutto noi contiamo che al di là del terremoto mediamente ogni anno circa 1 milione di persone frequentano proprio le zone che poi hanno avuto il problema del terremoto. Da questo punto di vista ci sono delle certezze che da un lato incrociano la strada proprio della ricostruzione, perché per favorire l'accoglienza è necessario agire tempestivamente per avere le seconde case. Ricostruire le seconde case vuol dire riaprire il cratere e tutte le zone, diciamo, collocate più vicino alla dorsale appenninica di quel turismo di familiare che comunque necessita che la ricostruzione proceda. Poi abbiamo messo in campo una strategia finalizzata proprio a rafforzare quello che è il presidio turistico dell'entroterra e della nostra montagna. Next Appennino, il fondo importante che abbiamo stanziato per stimolare attività di impresa nel campo turistico e ricreativo, ha avuto un enorme successo. Noi abbiamo finanziato decine e decine di progetti che hanno soprattutto uno scopo, quello di favorire la combinazione fra pubblico e privato in maniera tale che lo sforzo dei singoli comuni possa essere ulteriormente rafforzato e valorizzato dall'impresa privata, perché è l'impresa privata che fa l'accoglienza, che dà i servizi, e da questo punto di vista stiamo in particolare nel distretto dei Sibillini sviluppando un ulteriore progetto di destination management che ha già prodotto un libro scritto da Massimiliano Ossini, proprio
proprio sull'esperienza del vivere i Sibillini. Chiaramente tutto quello che noi facciamo lo facciamo in coerenza e in collaborazione con la Regione Marche, che ci ha regalato un rafforzamento importante del nostro aeroporto d'Ancona, perché per venire ai Sibillini può essere utile anche, partendo magari dall'Europa, fare scalo nella nostra Ancona per poi vivere l'esperienza di un weekend o di una settimana dalle nostre parti. Ci crediamo, perché il turismo era già molto forte prima del 2016, ha avuto una battuta d'arresto, ma dopo l'esperienza del Covid abbiamo capito che vivere all'aria aperta, vivere in una dimensione umana, respirando la biodiversità e gli equilibri dei nostri Sibillini, può essere sicuramente un elemento di grande forza e di grande attrattività. Sempre sul turismo, una navetta gratuita che possa in qualche modo collegare Porto Novo, Numana e Sirolo, tutte le spiagge più belle della nostra riviera del Conero, è stata inaugurata di fatto un paio di giorni fa, ma già riscontra buonissimi numeri in termini di presenze. Un link su quattro ruote che collega tutta la riviera del Conero, da Porto Novo a Marcelli, passando per Numana e Sirolo. È la navetta U, servizio extraurbano che Conero Bus mette a disposizione gratuitamente per permettere ai turisti di poter vivere le più belle spiagge della provincia di Ancona all'insegna della mobilità sostenibile. Un'iniziativa su cui scommette la Regione Marche anche per la promozione del territorio, è partita già venerdì scorso con la linea urbana ribattezzata dei Borghi Stadio del Conero, Porto Novo. Un'altra bellissima iniziativa per far conoscere le perle della Riviera del Conero, sicuramente sarà molto apprezzato, e pensate che ieri nel primo giorno ci sono state delle corse dove c'erano 30-40 persone, al primo giorno, quindi senza grande pubblicità, già il servizio è stato apprezzatissimo dai cittadini e dai turisti che stanno in questa zona. La particolarità di questi bus è che è possibile fermarsi dove ci sono tutte le fermate, dove il turista o il cittadino può scendere, fare escursionismo, poi andare al mare e ritornare a Marcelli in tranquillità. Si inserisce nella mobilità sostenibile che è da sempre ricercata dal Comune di Sirolo, che ha puntato con questa amministrazione al turismo ecosostenibile di qualità. Stiamo lavorando con tutti gli operatori turistici del luogo per diminuire la quantità di plastica e l'inquinamento, diminuire il carico antropico sulle spiagge molto delicate del comune di Sirolo. Numana da tanti anni investe nel trasporto pubblico gratuito, proprio perché A, permette di vivere il territorio, B, permette di non usare la macchina e quindi anche l'inquinamento ne beneficia. È un inizio, ma credo che è un qualcosa che poi i turisti e anche gli stessi cittadini decreteranno il successo, e quindi sarà inevitabile rigenerarlo e riproporlo per la prossima stagione. Noi come sempre siamo al servizio dell'utenza e adesso siamo anche al servizio del turismo, perché questo è importante, dobbiamo portare più persone possibili sui nostri territori e quindi ci siamo anche in questa occasione. È possibile abbinare le trote al verdicchio? Sì, e a Sefro c'è un evento che scalderà tutto il prossimo fine settimana. Roberto Properzi. Lo celebro io questo matrimonio oggi, su quello che è, siamo a Sefro, che è la trota, è il simbolo di questo territorio, quindi sarà la sposa, e dall'altra parte lo sposo, ovvero il biondo simbolo della viticoltura di questa regione, le Marche, e celebriamo proprio questo sodalizio, questo matrimonio sa da fare. Un matrimonio che sa da fare, ci scherza su Roberta Morise, conduttrice del programma Camper di Rai 1 e madrina d'eccezione tra le due eccellenze marchigiane. È andato dunque in archivio il primo weekend di agosto del Grand Tour delle Marche, con il rinnovato connubio Trote e Verdicchio che ha messo in risalto il piccolo borgo di Sefro e tutto il territorio circostante. Noi lavoriamo da tempo sulle specificità agroalimentari e enogastronomiche del territorio in forte collaborazione. Perché? Perché da un lato è una risorsa, una delle poche risorse che abbiamo e che va assolutamente cavalcata, implementata e sviluppata. D'altro canto, come Unione Montana, come collaborazione tra noi piccoli comuni, riusciamo a creare appunto delle sinergie che sono importanti per questa politica di sviluppo.
Nel Due giorni di Sefro, dunque, protagonisti, produttori, amministratori e studiosi che hanno raccontato, insieme agli chef dell'Accademia di Tipicità, i segreti di queste due bontà assolute, il gusto vellutato della trota che incontra il bouquet ricco del verdicchio. Connubio vincente, ma soprattutto due eccellenze di questo territorio che vanno benissimo insieme, la trota e il verdicchio di Matelica, l'alta Vallesina, tutta la sincrinale Camerte con il verdicchio di Matelica, che speriamo a breve si chiamerà Matelica DOC, ancora più per identificare il territorio. Logicamente nessun prodotto come il vino identifica un territorio e noi abbiamo la fortuna di avere questa eccellenza del verdicchio di montagna, del verdicchio di Matelica. Ricordiamo infine che la Trota e il Verdicchio è stato un evento promosso dal Comune di Sefro e tappa del circuito del Grand Tour delle Marche di Tipicità in collaborazione con ANCI Marche. È stato un evento molto partecipato, ma che sicuramente verrà riproposto anche per valorizzare al meglio due prodotti straordinari del nostro territorio. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo però che tutte le news e le video news le trovate sempre pubblicate e aggiornate sul nostro sito www.etvmarche.it, sulla nostra app e sulla nostra pagina Facebook. Grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona serata, perché noi in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.